Siamo con Tony Sperandeo, importante attore siciliano. Lei è nel mondo dello spettacolo da 34 anni, dal film di mafia alla commedia. È soddisfatto della sua carriera o pensa che avrebbe potuto ottenere diverse possibilità facendo altre scelte professionali? Questa è una domanda che mi porta ad essere polemico. Non sono soddisfatto della mia carriera, avrei potuto fare di più. Ora a 65 anni comincio a tirare la somma. Purtroppo io sono stato stereotipato a fare sempre dei film di mafia, e mi scoccia a rappresentare la mia terra sempre la mafia. Però io ho cominciato col cabaret e poi tante, faccio anche la commedia, sempre con Vanzina, ho fatto dei film comici dove non c'entra niente la Sicilia. Soltanto ormai, siccome io non ho fatto audizione, allora mi porto questa sicilianità, che a me sta bene, però avrei potuto fare di più. E come potrebbe notare il suo amico? Se è questo quello che pensano di lui, t'hanno seduto ove sua palle d'esperto in lupare il traffico d'eroina. Ha spesso lavorato con artisti siciliani, da Maria Grazia Cucinotta a Lucia Sardo, ma anche in film di recente girati con Figaro e Pigone. Quanto ha influito la sua sicilianità nel suo lavoro? Giuseppe, sono ripetitivo. La sicilianità ha influito tanto nel bene e nel male. È chiaro che se prendiamo Figaro e Pigone, che ci conosciamo da una vita, quando si faceva cabaret assieme, quindi... L'Ora Legale, ad esempio, l'ultimo, L'Ora Legale, e faccio un sindaco prettamente siciliano, perché sì, rappresenta quel film un paese siciliano, ma è un paese italiano. Però, forse non mia, perché è fare un classico sindaco siciliano. Ha influito tanto la mia sicilianità. Poi ho lavorato con... E poi devo dire grazie sempre a Figaro e Pigone, che hanno fatto una cosa bella. Quando fanno i film... Loro prendono tutti attori siciliani, difficile ne pigliano uno o due massimo, italiani, nazionali, invece prendono tutto sul territorio siciliano. Questa è una bella cosa che bisogna applaudire a Figaro e Pigone. Ho lavorato con tanti, Maria Grazia Cucinotta, Figaro e Pigone, Lucia Sardo, Luigi Mario Burruano che non c'è più, e Nino Frassica, con tutti. E quando si lavora assieme, fra siciliani è ancora più facile e più bello. Ma lo sai che pare preciso il suo padre? Sputato. La maggior parte dei suoi film ruotano intorno alla Sicilia. Che rapporto ha con la sua terra? Ma io, la mia terra, qua che me la tocca. Ci sono i pro e i contro. Io ho scritto un monologo dove noi siciliani ci lamentiamo sempre della Sicilia. Ah, se non avessi nasciuto in questa terra... Che cosa diventava? Allora io ho pensato che la Sicilia si rompe le scatole di questa situazione e se ne va e lascia i siciliani senza Sicilia. Però la Sicilia c'è sempre stata e noi dobbiamo cercare di apprezzarla e valorizzarla. Soltanto che dobbiamo imparare a votare per delle persone giuste che ci rappresentano al governo e che portano avanti la Sicilia. E invece se ne stanno fottendo tutti. Inventatevi qualcosa. Qualsiasi cosa, pure finta. E io mi posso inventare che noi fratelli Badalamenti eravamo sette. O primo Michelangelo è morto a Palermo sotto i bombardamenti dei tedeschi. Un altro, Giovanni, è morto sotto i bombardamenti da americani. Mariano, i mafiosi l'hanno sparato all'opale e ce l'hanno fatto trovare con la testa scafazzata rincompagliata a Grissi. Giacomino che occhio nico ci hanno pensato i carabinieri. E noi già che siamo ancora vivi, ne schifiano tutti. Mafia, chiesa, polizia, monarchici, fascisti, socialisti, separatisti, democratici, comunisti e liberali. Tutti. Ha recitato in diversi film diretti da Carlo Vanzina. Di recente è scomparso un suo ricordo di questo grande regista? Ma guarda, io quando l'ho saputo ero sulla nave che Napoli-Palermo, che ho preso la nave per venire giù in Sicilia. E non sapevo che era ammalato, non sono potuto andare nemmeno ai funerali. Figurati, io, il mio primo film con Vanzina era un film serio, era Tre colonne in cronaca, era un libro di Corrado Augias, con grandi attori nazionali e internazionali. Poi invece loro hanno fatto sempre la commedia all'italiana. Però voglio dire, mi dispiace, era uno per bene, un galantuomo, una persona per benissima, ed era uno pratico, faceva due ciak e via, si andava avanti. Invece ci sono tanti registi per fare una scena fanno 150.000 ciacche
e uno sardompa. Invece lui era uno molto pratico, ma soprattutto era un vero signore. Datemi la palla. Ah, perché adesso nemmeno più tiri in porta si possono fare, eh? Non si possono fare. Da attore ad autore, ma anche regista, qual è il ruolo che preferisce? Tutto. Tutto. Autore sono autore, regista sono regista, attore sono... Tutto quello che concerne il mio lavoro è importante. Tutto ruota attorno... Cioè, autore, io scrivo una cosa e quindi sono autore. Poi la recito, la rappresento e quindi divento attore. Ma è tutta una cosa che mi sono inventato io, quindi è una cosa bella. E soprattutto faccio dei monologhi dove porto avanti la Sicilia. Ha spesso interpretato ruoli da criminale. Qual è la sua parte buona e la sua parte cattiva? Nello spettacolo li porto in giro. Ad un certo punto entra in scena un altro Spenandero nello schermo. E io litigo con me stesso, perché Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Perché la gente mi dice, minchia, però come fai tu un mafioso non fa nulla. E certo mi dice, però come fai tu un poliziotto non fa nessuno. Con questa faccia Padre Pio non me lo faranno fare mai. Quindi di conseguenza mi fanno fare o il poliziotto oppure un mafioso. L'importante è non essere mafioso nella vita, l'importante è essere persone per bene e cercare di essere dei bravi attori, come credo che io sia, però il pubblico lo deve decidere. Qualsiasi cosa, basta che si lavora, può fare un mafioso, può fare un poliziotto, l'importante è che lo fai bene. Come si dice, una mano lava l'altra e tutte e due si lavano la faccia. Patte chiare, amicizia lunga però, giudice. Tanto per cominciare sta maniera. Mi sa dire la Sicilia in tre parole? La Sicilia, a modo mio, la Sicilia è tutta a posto. Tutta a posto, la minchia è tutta a posto. No, questa è una cosa che ho preso dal 7 all'8. La Sicilia è la meglio terra che c'è nel mondo, però noi siciliani dobbiamo valorizzarla di più, perché è la meglio terra, noi abbiamo tutto, abbiamo altruismo, abbiamo rispetto, abbiamo i valori. Quando ci dicono a noi, voi ci siete addrezzati i 20 anni, io ci dico subito, meno male, perché vuol dire che voi i valori l'avete perduto, noi invece ce l'abbiamo ancora, noi in Sicilia. Ho detto tutto e ho detto troppo. Quindi, 6 gennaio 1975, continui lei. A via chiamo. Tutta colpa di quella maledetta vecchia, quella maledettissima vecchia. A via chiamo. Che c'entra, mi sono mamma madre, mi ha quei occhi, mi sono mamma madre, figlio, ti devo andare a comprare un biglietto dalla lotteria perché vince, che bello, va a cato il biglietto. 6 gennaio 1970, qui per da via chiamo. Vabbè, poi sbaglio, eh. Tutto a posto. Se il destino, se il caso, Dio, avevo deciso di prendermi per il culo, quella era l'occasione adatta, giusta di vendicarmi e quindi di diventare io il destino, io il caso, io Dio, se signora Dio! E quindi? E quindi niente, li ho scambiati, che importanza c'ha? Ci può salutare con una frase dialettale tipica della sua Palermo? Adesso di nuovo devo cito di nuovo in italiano, tutto a posto, la minchia, tutto a posto. Questa è la mia frase, no? Perché noi siamo sempre tutto a posto e non c'è mai niente a posto. No, la frase dialettale che posso dire, baciamo le mani, un disagio. Vi saluto, picciotti. Grazie, alla prossima.